Oggi una creative haul. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi condivido con voi, già che cominciamo la settimana con un po' di shopping, sano shopping creativo. Vedrete diversificate forme di shopping creativo e soprattutto tutte tendenti all'utilizzo alternativo dei materiali. E allora cominciamo subito. Cosa ho comprato in quest'ultimo periodo? Le cose che vedrete qui le ho acquistate tutte io, non mi è arrivato nulla da nessuna azienda, ma ho voluto e dovuto comprare un pochino di cose io. Innanzitutto comincio subito con lei, l'etipa o alcol per gomma lacca o isopropile, non mi ricordo che cosa, alcol a 99 gradi, viene venduto come solvente a 99 gradi, come detergente a 99 gradi, alcol. Potete comprare questo, potete comprare l'alcol per fare liquori. Per cosa ci serve? Per la pittura ad alcol. La pittura ad alcol, questa nuova tecnica che abbiamo visto insieme, abbiamo cominciato a vedere insieme, che voglio comunque approfondire con voi. E quindi un bel litrozzo di alcol al 99% perché è bianco e lo riconoscete così da quello al 90% che è rosso, il tipico alcol, quindi non apporta coloritura ai pigmenti, alle tinte, ai coloranti che vogliamo usare per far i nostri colori ad alcol, ed è veramente buono. L'etipa è uno dei migliori. Vi metto il link qua sotto per una serie di alcol a buon mercato, perché i piccoli alcol che vendono per l'inchiostro ad alcol sono costosissimi, ragazzi. Quindi a me preme con questa haul farvi vedere i materiali che utilizzo io, che sono i materiali più professionali, nel senso magari non di nicchia e pensati per quella specifica cosa, per cui il marketing attribuisce un prezzo elevato perché sfrutta le potenzialità di quella tecnica, ma un prodotto che potete usare ad ampio spettro, perché questo si usa per diluire la gomma lacca, questo si usa per fare l'inchiostro ad alcol, questo si usa per fare i colori a gomma lacca, questo si usa per le puliture profonde delle superfici, quindi quando c'è da restaurare, o per le puliture degli attrezzi. Quindi è un prodotto che va bene per diversificati motivi, ma soprattutto per la tecnica d'alcol, e costa circa 4 euro. Vi trovo i link qua sotto e ve li metto tutti. Altro prodotto alternativo, sempre per la pittura d'alcol, questa qui io l'ho presa in un negozio di elettrodomestici, sì, 5,95 euro, la Everyday Photo Paper HP, una qualunque carta fotografica per riprodurre gli effetti della fantastica Yupo Paper. La Yupo 10 euro, 10 foglietti così piccoli, questa 6 euro, 25 fogli così grandi. Su internet ho trovato confezioni da 100 fogli a 11 euro, quindi convenientissime, ve le metto qua sotto. In molti mi avete detto, forse è meglio usare il retro? No, usate sempre la parte anteriore, anche perché i retro delle carte fotografiche, quando sono di marca, hanno lo stemmino della marca, quindi in questo caso c'è tutto logato HP, ma la parte anteriore va benissimo. La carta fotografica per stampanti è lucida, ma prende molto bene comunque gli inchiostri ad alcol, sia industriali che quelli fatti in casa, quindi grande risparmio per me, soprattutto che ne uso parecchia per farvi video. Progetto Pulmino. E allora ci serviva un libro contabile, eccolo qui. Questo è quello che viene venduto ad IKEA, l'ho trovato nell'angolo delle occasioni a 80 centesimi, l'ho preso e con Gabriele l'abbiamo personalizzato. Lui ha fatto il pulmino, io ho fatto la scritta, ve lo facciamo vedere già usato. Già qua ci sono le spese che sono cominciate per il restauro del pulmino. Adesso dobbiamo decidere il nome, quindi si apre il totonome per il pulmino e vedrete i video del restauro del pulmino, non so su quale canale, probabilmente su Ombretta, ma vi renderemo partecipi di tutto, dall'acquisto alla realizzazione finale. Quindi questo è un progetto che abbiamo insieme, ci serviva un libro contabile per tenere sotto controllo le spese, perché è un attimo perdere il controllo, e quindi un bel quaderno. Questo è bellissimo, ha questa copertina color carta pacchi e l'interno un po' così Havana, non era indispensabile ma ci piaceva. Sempre all'IKEA ho preso una cosa
fighissima, le punte per il trapano tonde. Dice, ma che vi servono? Sono tre punte, vedete? Fanno i buchi sul legno tondi, quindi se volete fare dei medaglioni tondi, oppure se volete forare delle superfici con vari buchi, per noi che siamo ricreativi questa cosa è molto utile. Immaginate, non dover andare dal falegname per farvi fare dei tondini in legno, magari per fare delle miniature. Io l'ho comprata proprio per questo, quindi favolosa, è costata sulle 4 euro. Di recente vi ho fatto vedere la carta shrink, quella leggera. Ho acquistato due cose bellissime. Innanzitutto ho preso una shrink, una carta per la tecnica shrink della Sizzix, e sono 10 fogli con uno spessore leggermente più pesante della carta, perché questa c'è in vari spessori e questa è leggermente più rigida e serve quindi per fare delle cose che vogliamo diventino ancora più resistenti. E poi addirittura ho preso la plastica termo restringente, vi faccio vedere. Questi sono proprio dei fogli di plastica assolutamente trasparenti e assolutamente rigidini già da singoli, in modo che poi quando ci si disegna con i colori permanenti e avviene il termorestringimento, diciamo così, la plastica risulti comunque bella lucida, bella trasparente e visibile da entrambe le parti. Certo, questa, a differenza di questa, non è colorabile con le matite normali, con le matite colorate, perché questa parte bianca permette che ci sia il grip della grafite, mentre su questa si può colorare soltanto con i pennarelli permanenti. I prezzi di queste cose, avendole prese online, sinceramente non li ricordo, ma non superavano i 7-10 euro a confezione, se no non li avrei presi. Quindi se li ritrovo ve li metto tutti qua sotto nell'info box, li useremo insieme su Arte per Te. Ovviamente queste cose le ritiro su internet, perché nelle cartolerie, nei negozi di belle arti a Catania c'è pochissima scelta e sono costosissime. Su internet sicuro convengono, come convengono i timbri per la Alcohol Ink, anche questi quasi introvabili. Nel video precedente vi ho fatto vedere come farveli homemade, però è anche vero che chi fa questa cosa abitualmente è bello abbia un corredo personale fatto di tutti i piccoli tools che lo compongono. Se li volete, su internet ci sono a pochissimo prezzo, mi pare 4,90, una cosa veramente infinitesimale. Io nei negozi li ho visti a 18 euro, che appena l'ho visto ho guardato male il negoziante, vi ho detto solo questo. Sempre per l'alcol ink ho preso dei timbrini. Allora, questi mi hanno un po' delusa, sono costati poco, sono costati 10 euro, sono di un'ottima marca, questa Ranger Archival Ink, è una marca proprio tipica della tecnica, una di quelle proprio specialistiche, però a vedere il timbrino su internet sembravano i classici cuscinetti. Questi invece sono dei mini cuscinetti, però hanno dei bellissimi colori, rosso, arancio, blu e verde, che sono dei colori inusuali. L'ho preso anche nero, ma ancora non mi è arrivato, arriverà a giorni, non farò una haul per quello nero perché è uguale nero, però ve lo sto dicendo sin da adesso. Ancora non li ho provati, li proveremo insieme, ma so di per certo che sono validi perché ho provato quelli di una mia amica. Ho preso una cosa bellissima a pochissimo, ho preso questi colori per alcohol ink, però Lumiere, e sono dei colori glitterati, sono metallici e pearlescenti per l'alcohol ink, perché nell'alcohol ink questo effetto galassia pearlescente sta molto molto bene. Certo, va giusto misurato perché sennò viene una pacchianata, però saputo mettere da quella profondità al manufatto, specie se si mantiene sull'astratto, che è veramente particolare. Voi sapete quanto costano queste cose, questi sono costati sui 18 euro se non mi sbaglio, queste
cosine minuscole, quindi vi ho insegnato come farveli homemade, vi metto il video qui, e se li volete pearlescenti basta che sbricioliate un po' di pigmento degli ombretti pearlescente o il semplice pigmento per ombretti interno dell'alcol col colore e shakeriate bene. Però sinceramente quando io faccio i tutorial mi servono anche le miscele belle e pronte per essere più veloce, perché se prima devo prepararmi i colori poi devo preparare il tutorial mi perdo di casa, quindi li ho ritirati. Però, siccome ho tutte le intenzioni di farmi i colori da sola, ho comprato anche questa busta di mini provette, in pratica le stesse boccette. Vi faccio vedere, anzi sono di misura un po' più piccola, guardate, ve le metto a confronto, però la forma è proprio la stessa. Sono 50 boccettine, 2,40 euro le ho prese, con spese di spedizione gratuite tra l'altro, perché mi pare che io, sì, io ho Amazon Prime, ma mi pare che queste fossero gratuite per tutti, non ricordo, però sono arrivate in tempi brevissimi 50 di queste bottigliette comodissime, 2 euro e qualcosa dovevo averle. E poi altre due cose per il mio cassetto all'IKEA: ho preso questo bellissimo organizer, io non so per cosa sia venduto all'IKEA, penso sempre per organizzare lo spazio nei cassetti. Nel mio in questo momento regna il caos, devo diversificare per argomenti gli scomparti e quindi ho preso questo, 7 euro e qualcosa. E ultima cosa pazza che vi faccio vedere, l'ho presa, mi è stata inviata questa, ah no, questa non mi è stata inviata, vi avevo detto all'inizio che avevo pagato tutto io, no, questa mi è stata inviata dal sito New Chic, mi è arrivato questo stupendo mattarello inciso con questo bellissimo pattern, vedete? E voi direte: ombretta, ma perché ce lo fai vedere qui e non ce lo fai vedere su due quelle una K? Perché io probabilmente non lo userò per la cucina, ma lo userò per la creatività, per dare dei fondi con questo pattern, oppure per creare con le paste modellabili delle cose che abbiano incisa su questa fantasia che è bellissima. Quindi non userò il mattarello per scopi culinari, ma lo userò per scopi creativi, e per questo ve lo faccio vedere qua. E perché se mi fate arrabbiare... No, scherzo, scherzo. Io sono buona. E allora, questa è la mia super haul creativa con utilizzo alternativo dei materiali, perché la creatività risiede anche nell'usare le cose per una cosa diversa da cui sono state create. La creatività comincia già dai materiali, ricordatevelo sempre. Quindi una buona conoscenza dei materiali vi darà un ampliamento enorme delle vostre possibilità creative, e soprattutto quello che spero io di fornirvi con questo video, la possibilità di un risparmio essenziale e sostanziale che vi permetta di provare più a cuor leggero le diversificate tecniche della creatività e dell'arte. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare sui miei altri canali Ombretta 2 con una K e anche su Poditoys. Vi aspetto tutti su Instagram, sembro una logorroica. E se volete contribuire al progetto Arte per Te, mi raccomando, cliccate sul pulsante PayPal e aiutateci a crescere un altro po'. Grazie per chi lo farà, grazie anche soltanto per essere qua e grazie per apprezzare i miei contenuti. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!